Gentili senatrici, gentili senatori, come sapete, oggi ricorre il 30° anniversario dell'assassinio della giornalista del TG3, Ilaria Alpi, e di quello dell'operatore Miran Horvatin, avvenuto a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Ilaria e Miran si trovavano in Somalia per seguire giornalisticamente una pista su degli ignobili traffici clandestini di armi e tangenti. E proprio questa pista, purtroppo, fu per loro fatale. Quel giorno un commando aprì il fuoco su di loro prima di fuggire via. Da allora è iniziata una lunghissima vicenda processuale, senza che mai si riuscisse a fare del tutto piena luce su questa vicenda. Gli assassini materiali e i loro mandanti, ancora oggi, sono ignoti. Un vulnus che spero possa essere, lo spero anche a distanza di tanti anni, possa essere sanato. 30 anni senza verità, 30 anni senza giustizia, non sono ammissibili. Come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, le medaglie d'oro al merito civile di cui Ilaria Alpi e Miran Horvatin sono stati insigniti testimoniano il valore che la Repubblica riconosce al loro sacrificio. È anche un'occasione per non dimenticare quanto la libertà di stampa rappresenti un presupposto fondamentale per lo Stato di diritto. Nel commosso ricordo di Ilaria e Miran e nel rivolgere ai loro familiari la nostra sentita vicinanza e anche al TG3, invito l'Aula a osservare un momento di silenzio.